Due squadre con un unico obiettivo, dare seguito ad un inizio di campionato decisamente positivo. Questo l'imperativo per Castelbuono e Folgore Selinunte, quest'oggi allo stadio Luigi Failla di Castelbuono. Pizzitola con il sinistro, provate a cercare la corsa di Puleo, che di Morici, che ci ha creduto, pallone buono, messo al centro, la conclusione di Salvatore Bruscia. Non riesce ad uscire il Castelbuono, attenzione alla Folgore, Bruscia sull'auto di destra, il pallone al centro, poi ha provato in spaccata la conclusione Pasquale Galluzzo con Scappini, poi Montepiano come in un flipper, la palla schizza via, poi bravo Venuti all'interno dei 16 metri avversari, Venuti si lascia cadere a terra, calcio di rigore per il Castelbuono, un contatto dubbio. Parte Venuti, finta il tiro, la conclusione, palla nel sacco, cambia il parziale al 55esimo. La Polisportiva Castelbuono passa in vantaggio. Di Salvo, traversone all'interno dell'area di rigore, ci ha provato con il sinistro Raya. Palla terminata abbondantemente al lato, buono spunto però ancora una volta per la Polisportiva Castelbuono. Folgore che mantiene il possesso del pallone, Rosario Licata alle prese con Alosi, poi prova la conclusione dalla distanza, il pallone rimbalza. Scappini per Bruscia, Giordano fraseggia ancora con Bruscia, prova a far partire il sinistro a giro che si perde abbondantemente al lato. Questa volta la bandierina va Montepiano con il destro, c'è un tocco e c'è il gol, gol della Folgore, gol della Folgore, arriva il pari, no, no. È stata soltanto un'illusione con il direttore di gara che aveva indicato il centrocampo. Adesso si accendono gli animi attorno al direttore di gara. Forse c'è stato un fallo di mano. Rosario Licata sul punto di battuta. Il suo sinistro all'interno dell'area di rigore avversaria, attenzione al pallone che segna pericolosamente, c'è la conclusione e il gol di Pasquale Galluzzo, arriva il pareggio della Folgore, si è coordinato magnificamente il numero 11 rossonero che ha letteralmente ammutolito il Luigi Failla di Castelbuono. Montepiano per Giulio Giordano, dal largo per Cristian Buscaglia, c'è una posizione di fuorigioco ravvisata dal secondo assistente e su questo fischio arriva anche il triplice fischio, quello finale che chiude il match al Luigi Failla di Castelbuono.